Emergenza carceri. Muore un somalo a Lecce. Alta grave emergenza. Le strade sempre più rotte. E poi tanti simboli per fare ostruzionismo a questa politica sempre più corrotta. In coda alle nostre news, una bella sorpresa. La Bella e la Bestia, portata appunto in un musical a Lecce dall'associazione La Corda. Allora, eccoci qua in questo nostro spazio, così voluto e così anche cercato. Oggi news. Sono tre le notizie che ci hanno, in un certo senso, fatto pensare molto. L'emergenza carceri, di cui si parla già da tanto tempo, ma pare che nessuno si voglia davvero interessare di questa disumana situazione, disumana sopravvivenza quasi di queste persone che devono scontare le loro pene in carceri davvero fatiscenti. E l'ultima gravissima notizia di questo suicidio nel carcere di Lecce, non è il primo purtroppo da qualche anno a questa parte, di un somalo che non ce l'ha fatta più e si è tolta la vita. Noi comprendiamo certamente tutte le battaglie del nostro caro amico Marco Pannella, come non dimenticare quella sull'aborto, quella sul divorzio tra il 70 e il 1974. Questa è una sua ennesima battaglia insieme al partito radicale, ma insieme ad altri, tantissimi altri movimenti di opinione che chiaramente considerano le nostre carceri ormai troppo vecchie, troppo vetuste per ospitare gente che deve scontare anche delle pene molto lunghe. Se noi pensiamo che le nostre carceri addirittura risalgono al dopoguerra, hanno quasi 60 anni, quindi sono state in un certo senso ricostruite, questo ci fa pensare quanto si vive male all'interno e come anche gli stessi addetti al sistema carcerario, quindi vivono una situazione molto al limite del vivere umano. È chiaro che da molte parti si parla di cosiddette delle strutture giurisprudenzionali che si possono quindi usare. Diciamo che la stessa giurisprudenza in questo caso sta avendo delle difficoltà. Si parla di amnistie, si parla di grazie, si parla di indulti, ma è chiaro che prima di far uscire persone che hanno fatto o combinato episodi molto gravi, per cui mi riferisco ad omicidi efferati, eccetera, prima che il Ministero che è competente, quello appunto degli interni o il Presidente della Repubblica ci pensa prima di far uscire qualcuno dal carcere. Ma rimane questa emergenza, un'emergenza grave, un'emergenza su cui bisogna intervenire subito, anziché rubare soldi sarebbe giusto creare delle carceri nuove che possono essere più ospitali e possono dare a chi, per esempio prende anche l'ergastolo di vivere il resto della sua vita in maniera più consona a qual è il tenore di vita di un essere umano. Quindi noi siamo solidali con chi fa queste battaglie e in più vogliamo dire anche la nostra, diciamo appunto vicini e cerchiamo soprattutto di capire il perché non si vogliono costruire nuove carceri, soprattutto perché si cerca di a tutti i costi di evitare questo problema anche a grandi livelli. L'altra notizia che ci ha fatto pensare molto, soprattutto perché ci sono anche arrivate molte mail, e questo io sicuramente è un motivo per noi di orgoglio per il fatto di essere seguiti anche in questo modo, è quello del fatto dell'emergenza strade, delle strade rotte, delle strade che sembrano delle proprie gruviere, per cui transitare con delle auto diventa sempre più difficile. Anche qui sicuramente la colpa in un primo momento si era potuta addebitare ai singoli comuni,
Adesso bisogna anche capire che i trasferimenti statali sono sempre meno e che quindi i comuni hanno sempre meno possibilità di fare delle strade comunali o la stessa provincia, le strade provinciali. Io credo che bisogna venire incontro anche alle esigenze dei cittadini stessi. Non si può sicuramente avere in delle città nel 2013 strade che davvero sembrano come se fosse stato da prima un bombardamento aereo. Io ho avuto la fortuna di visitare qualche anno fa dei paesi balcanici della ex Jugoslavia. E vi posso dire che l'asfalto è completamente diverso dal nord. Si usa maggiore bitume, vengono fatte con maggiore accortezza. Ed era andato poco pochi anni dopo che quei paesi come la Serbia, la Croazia, la Bosnia erano stati sicuramente distrutti, sono stati devastati da una terribile guerra civile interna che poi portò alla deflagrazione della stessa di Jugoslavia. E nonostante fossero cadute le bombe, diciamo, le strade sembravano delle strade, sì, strade non al massimo della loro, diciamo, floridezza, ma diciamo che erano delle strade che erano molto meglio di quelle che vengono fatte in Italia, dove si cerca di risparmiare perché fare anche 100 metri di strada costa molto. Hanno bisogno in questi, soprattutto sotto certi aspetti, lesinare spese quando appunto poi diventano difficili avere dei contenziosi con delle persone che rompono le macchine o che addirittura si rompono delle ossa. Quindi facciamo attenzione ai nostri sindaci, un occhio particolare alle strade, anche perché transitare, anche se il costo della benzina è arrivata alle stelle, ma transitare ormai diciamo che è un obbligo quasi quotidiano per tutti noi. La terza notizia che mi ha fatto molto pensare è quella di questi 200 e passa simboli che sono stati presentati al Ministero dell'Interno e che la Corte Costituzionale dovrà quindi vedere se sono validi o meno. A meno male che la politica doveva ridurre i simboli, si doveva sicuramente arrivare ad una posizione consona, cioè dire ad essere 4, 5, 6 partite al massimo che si giocassero questa partita. Questi simboli sono tanti, sono tutti simboli che presentano addirittura nomi molto strani, sono dei simboli che vogliono fare ostruzione ai candidati leader, quelli un po' più forti, e che quindi finiranno per rendere, se non verranno tolti dalla Corte Costituzionale, per rendere ancora più confusa questa campagna elettorale, dove c'è già molta diffidenza, dove c'è già molto scetticismo e dove già la gente prima di andare a votare ci sta pensando un po'. E sono contento che, l'avevo detto, io l'ho anche scritto, che Lorenzo Ria abbia trovato un partito che l'abbia portato a candidarsi al Parlamento. E quindi e questo è un suo successo personale, quindi ne prendo atto e quindi lo comunico anche attraverso la nostra web che Ria sarà dei giorni, quindi non è più fuori. Invece nel PDL pare che le cose siano un po' più confuse in quanto lo stesso leader del partito ha detto che sarà rinnovato, sicuramente tutte le candidature saranno tutte nuove. E ha dato delega all'ex ministro Fitto affinché trovi gente nuova e non ripresenti quelle che erano uscenti. Il PD è già a posto con le candidature perché ha fatto le parlamentari, Monti ha sistemato i suoi, Ingroia sta per chiudere le candidature, Grillo ha chiuso le candidature, quindi si tratta soprattutto di vedere i piccoli partiti perché abbiamo tempo fino al 15 o 16 se non sbaglio affinché vengano presentate le liste e poi possa partire 40 giorni prima del voto del 24-25 di febbraio, la campagna elettorale. Chiaramente diciamo che questa presentazione di 200 e passa simboli ancora di più ci fa, ci dimostra come la lotta alla politica non va fatta con l'ostruzionismo che non serve a nulla. La lotta alla politica va fatta con le manifestazioni serie. Le manifestazioni cosiddette
dolci, le manifestazioni democratiche, andare in piazza e far capire che questa politica non va, ma farlo capire in modo decente, non trovare delle strade particolari che possono dare solo della confusione alla gente, che possa alla fine rovinare il voto. Io sono convinto che le prossime elezioni del 24 e 25 di febbraio non risolveranno i problemi della nostra Italia, anzi che secondo me i problemi verranno dopo, per chi andrà a governare, a chi andrà a toccare tutte quelle lobby e tutte quelle poltrone che ormai si sono sistemate prima che partisse questa campagna elettorale. Là nell'oscurità del castello maledetto si nasconde un mostro di malvagità. È una bestia più grossa di un monte, lotteremo finché morirà. Tutti noi siamo eroi, la tua spalla vedrai che poi Dio ci Assedieremo il castello e torneremo con la sua testa. Chi è, che cos'è, è diverso, ci spaventa, questo mostro fa paura in verità. Colpirai, sparerai, il villaggio sarà salvo, quella bestia pagherà e morirà. Cosa si prova a trasformare in musical uno dei cartoni più famosi al mondo? Intanto io sono un'appassionata da sempre delle fiabe, poi questa è una fiaba veramente stupenda, amata da grandi e piccini, per cui è una cosa che sentivo veramente nel cuore. E quindi quando le cose si sentono e ti appassionano viene poi tutto più facile, no? Certo, sono anche dei bei momenti che ci fanno dimenticare un po' la crisi, questa brutta crisi che ci ha colpiti già dallo scorso anno e che ci fa vivere un po' di relax, ma sono anche delle cose, presumo, che possono servire per la promozione del territorio, no? A livello culturale. Intanto sì, perché comunque la compagnia nostra è formata tutta da, insomma, la maggior parte da ragazzi giovani, c'è chi ha già esperienza, c'è chi si affaccia per la prima volta a questa esperienza teatrale, quindi comunque sono tutte persone salentine pure e quindi questa è una cosa che ci fa onore in un certo senso, no? E ci aiuta comunque a crescere. Questi successi come quello di questa sera ci aiutano a crescere. Sì, è stato veramente bello, almeno mi è piaciuta. Senti un po', com'è nata l'idea di dedicarti al teatro e di mettere su questa compagnia teatrale? Sinceramente la mia passione per il musical è da tempo, cioè non è il primo musical che mettiamo in scena. Certo, forse questo è stato un po' più in grande perché ha richiesto molto più impegno, molto più personale, però abbiamo alle spalle altri musical, tipo per esempio il Sister Act, un musical che ho scritto io, si chiama La gioia di vivere, e altre situazioni che abbiamo portato avanti con la nostra compagnia. Però questo devo dire che ci ha impegnati molto molto, davvero. Senti un po', come ti ritrovi a fare questo personaggio? Ti senti nella parte oppure no? Beh, sì, credo che poi ognuno di noi è stato scelto con dei criteri proprio per appartenere, no, ai personaggi. È chiaro che poi bisogna lavorarci anche un po' su, quindi cercare di evidenziare alcune cose, però ecco, credo che sì, le caratteristiche ci siano già e poi vanno tutte molto ampliate, appunto bisogna lavorarci, quindi credo che sia stato un bello spettacolo, abbiamo visto il pubblico in escandescenza alla fine, perfino alla standing ovation, ed è la soddisfazione quella, perché noi lavoriamo per la passione no, per dare emozione al pubblico e credo che ci siamo riusciti alla grande. Allora sono con il personaggio che ha fatto la La bestia, bestia. esatto, sì. Come ti trovi a fare la Nel bestia? personaggio, beh, innanzitutto me lo sono dovuto studiare un bel po', anch'io assolutamente. Dicono che mi calza abbastanza bene, sì, mi diverto, me lo sento mio, insomma. Poi almeno faccio di tutto per averlo mio, è un bel personaggio comunque. Sì, senz'altro, ma oltre a questo musical che hai fatto, diciamo, questo personaggio, hai fatto anche altri personaggi, altri Io ho musical? avuto in passato altre esperienze a livello teatrale. Questo per me era stato completamente nuovo, diciamo, poi ho appeso un po' il copione al chiodo, disinteresse adolescenziale. Poi sono stato chiamato, sono stato accolto in questa famiglia, insomma, e ho rispolverato un po' il mio piccolo bagaglio di esperienze. Quindi ti sei trovato bene ad interpretare, a fare questo personaggio, Sì, no? sì, sì. Devo
soprattutto divertito, insomma. Poi quando ti diverti con qualcosa vuol dire che riesci a completarla poi al 100%, insomma.